Cari isolani, vi viene consegnato ufficialmente un angolo del borgo pienamente vivibile, che diventa un richiamo per la socializzazione e che ha anche assunto un aspetto di stimolo turistico per la valorizzazione del nostro patrimonio e di quello dei comuni del nostro territorio. Già in fase di concertazione del nostro piano di sviluppo locale, avevamo sollecitato i nostri partner per proporre progetti che valorizzassero gli investimenti dei diversi attori del territorio. Padania Acque aveva risposto con grande visione ed eravamo riusciti a far intrecciare la pianificazione del posizionamento delle casette dell'acqua con gli interventi dei comuni. È quindi importantissima questa inaugurazione, non solo perché ci sono due investimenti che vanno a migliorare la qualità del nostro territorio, ma anche perché sono stati pianificati e realizzati in maniere sinergiche. La forza di fare progetti insieme è per noi importante, perché solo uniti riusciamo a fare qualcosa di veramente bello e importante per il nostro territorio. Progetto della Casa dell'Acqua è stato ulteriormente valorizzato inserendolo in un contesto e in un piano di rigenerazione di questo luogo che è molto molto bello. Il tutto in sinergia con un attore molto importante che sul territorio del fiume Oglio genera opportunità di investimenti molto importanti, portando risorse.